Ciao, sugli altri social ti ho parlato del periodo in cui stiamo vivendo adesso, no? Nella ruota dell'anno, nel calendario, Imbolc o Candelora, ovvero il lento passaggio dal grande sonno al risveglio. Questo ciclo è ripetuto, secondo la mia ricerca della matrice, anche ogni giorno, nel ciclo di 24 ore. E chi è che ti fa uscire dal lungo sonno e verso il risveglio? Il cortisolo, che è l'ormone chiamato anche dello stress, ma in realtà non è né buono né cattivo, ok? E quando si parla di stress, in genere si intende appunto questo cortisolo. Il problema qual è? È quando ce n'è troppo. Quando c'è troppo cortisolo, che cosa succede? Allora, intanto devi sapere che il cortisolo ha la precedenza su tutti gli altri ormoni ed è uno strano mix curioso di Superman, Charlie Brown e un gerarca nazista, come lo descrivo nel mio libro, che tra poco butterò alla stampa, butterò proprio, darò alla stampa, darò alla luce, chi lo sa, vedremo. Dicevo, il cortisolo è uno strano mix tra questi tre personaggi. Ti salva dall'autobus che vuole stirarti, come Superman. Ti può far sperimentare l'angoscia di vivere di Charlie Brown e, appunto, non guarda in faccia a nessuno e ha la precedenza su tutti come gerarca nazista, ok? Non è né buono né cattivo, serve, ma quando ce n'è troppo è un problema. E che cosa fa lo stress al nostro ciclo mestruale? Di tutto, di più. Troppo stress, intendo, no? Troppo cortisolo. Impedisce l'ovulazione, causa un sovraccarico di tossine, le quali al momento della mestruazione possono causare crampi. Elimina il progesterone, che è l'ormone che domina le ultime 2 settimane del ciclo mestruale, ovvero quelle chiamate della fase premestruale che io chiamo progesto. E se il progesterone viene buttato fuori, ok, dal tuo corpo perché c'è troppo cortisolo, ecco che noi avremo una serie di sintomi che solitamente vengono raggruppati sotto l'ombrello sindrome premestruale. Sto parlando di mal di testa, naturalmente sbalzi di umore, ritenzione idrica, chi più ne ha più ne metta, brufoli, sintomi digestivi. Tutta quella serie, no, di simpatiche canaglie con cui prima o poi tutte quante abbiamo avuto a che fare. I sintomi da cortisolo, o meglio, le conseguenze del cortisolo sul ciclo mestruale non sono finite qua, ma insomma, vi ho dato un'idea. È veramente problematico. Dunque, il cortisolo serve, non è né buono né cattivo, il problema è quando ce n'è troppo. E quando ce n'è troppo sono guai non solo al ciclo mestruale, ma anche alla nostra salute fisica. Per esempio, troppo cortisolo causa un'infiammazione del corpo e ci porta ad essere immunodepressi. E alla salute mentale, naturalmente. Troppo cortisolo crea ansia e la troppa ansia può anche dare luogo a depressione e sbalzi di umore, perché tutto è interconnesso. C'è un altro video che ho postato e di cui ti metto il link da qualche parte giù nella descrizione se non lo vedi comparire qui, dove parlo appunto di progesterone e di stress in maniera più approfondita e puoi continuare a navigare il canale di Medulla per maggiori informazioni. Io adesso ti saluto e ti auguro una buona giornata priva di stress o quel tanto che basta. Ciao!